La Todis Lido di Ostia torna a vincere e rinnova il duello con l'Ortona per il primato del girone. Al Paladifiore battuto il Ciampino 4-0, doppietta di Cotrupi e poi rete di Gattarelli e Barra. Cotrupi della Todis Lido di Ostia, successo importantissimo oggi contro il Ciampino. Era difficile la partita per circa 20 minuti, se ne è stati insomma in difficoltà, poi un tuo colpo di tacco ha stappato la gara ed è diventato tutto più semplice. Sì, sapevamo che era una partita difficile da giocare, comunque sapevamo che era un derby e come tutti i derby sono difficili da affrontare, però abbiamo sbloccato la partita, questo era importante, siamo riusciti a metterla sul piano giusto e quindi la partita dopo è stata in discesa. L'obiettivo è quello di cercare di stare al passo dell'Ortona e poi magari sfruttare lo scontro diretto? Noi dobbiamo pensare al nostro, a vincere tutte le partite, adesso l'importante è quello e poi si vedrà quando ci sarà lo scontro diretto. Per il momento sì, dobbiamo rimanere a questo punteggio. E secondo me possiamo giocarcela benissimo, nonostante comunque loro sono una grandissima squadra, preparatissima tatticamente, perciò comunque non sarà facile. Però comunque noi ci siamo lì e il campionato è ancora lungo e dobbiamo continuare a fare bene per raggiungere il nostro obiettivo. Lasciare la porta inviolata è un bel segnale che si dà, insomma. Però al di là di quello l'importante è sempre vincere, poi se si può fare lasciamo inviolata la porta ben venga. Il Ciampino è una signora squadra, innanzitutto ci venga a dirlo, e soprattutto è una squadra che indubbiamente ci ha messo in difficoltà tutte le volte che l'abbiamo incontrata. Perché oggi, se andiamo bene ad analizzare poi insomma la partita, loro hanno provato la carta del portiere movimento, che comunque ha sempre sortito buoni effetti contro di noi, perché indubbiamente sono una delle squadre che la fa nel miglior modo, lo interpreta nel miglior modo. Oggi probabilmente sul tipo di campo, oggi vuoi per la nostra intensità, insomma per una serie di motivazioni siamo riusciti comunque a fare tre gol che ci hanno concesso di mettere la partita sulla retta via, insomma. In campo anche Gabriele Ugherani, che una settimana fa ha esordito in nazionale. Grazie a questo successo i lidensi hanno agganciato l'Ortona in vetta al girone B.